Penso che il percorso che stiamo facendo in Italia per la costruzione di quello che appunto veniva detto, la ricostruzione di senso della sinistra sia molto importante. E lo è anche nelle forme organizzative su cui vogliamo, è possibile reinventare questa aggregazione. I tentativi fatti e rifatti mostrano che è un percorso che noi dobbiamo cominciare un po' a pianificare. Credo che l'impegno che Transform assumerà a partire dal 27 di maggio, a partire dalla scadenza e dal risultato, qualunque esso sia, sarà quello di rimetterci a ragionare su come ricostruire questa presenza della sinistra in Italia e su quali forme organizzative darsi. Delle forme sicuramente moderne, nuove, attuali, ma che si basano su un principio di democrazia diretta e di democrazia rappresentata, rappresentativa, su cui noi ci dobbiamo misurare. Ecco, credo che le esperienze che abbiamo avuto nel passato dimostrano che non esiste una strada, non esiste una scorciatoia che ci può aiutare. Esiste però un percorso che possiamo fare collettivamente, credendo nella capacità e nella possibilità che tutti possano essere e sentirsi protagonisti di un percorso comune. Essere e formare questo cammino è senz'altro essenziale per non arrivare, come al solito, di fronte alla scadenza elettorale a dei percorsi accidentati e improvvisati. Per questo penso che la cosa importante sia cominciare già da subito a vedere quali sono le forme di deposito che questo cammino ci ha portato finora e quali sono le cose buone e lavorare su quelle per costruire il cammino della sinistra in Italia.